Re Michele I di Romania, al balcone del Palazzo Elisabetta a Bucarest nel 2013. Una delle prime apparizioni pubbliche, prima di ritirarsi nel 2016, cedendo lo scettro alla primogenita. Le condizioni di salute hanno impedito il ritorno al trono. Il re era malato di cancro. Ma fu la moglie Anna di Romania a lasciarlo per prima. La regina venne incoronata nel 1922. La sua scomparsa fu celebrata con i funerali di Stato. Un giorno di lutto fu detto in Romania e Moldova. Cerimonie che si svolsero senza che fosse presente il consorte, già troppo malato per lasciare la Svizzera. Figlio di Carlo II di Romania, Michele I divenne erede al trono dopo che il padre scappò con l'amante Magda Lupescu, rinunciando allo scettro nel dicembre del 1925, scettro che passerà a Michele alla morte di Ferdinando nel luglio 1927, a quasi 6 anni. Nel 1940 salì al potere il governo filo-nazista di Ion Antonescu in Romania, che preparò un colpo di Stato ai danni di Carlo II. Antonescu sospese la Costituzione, sciolse il Parlamento e mise Michele I sul trono con il favore del popolo. Il 23 agosto del 44 Michele I si unì ai politici filo-alleati che includevano i comunisti nell'attuare un colpo di Stato contro Antonescu, che fu arrestato. Nel 47 i comunisti imposero la dittatura del proletariato e costrinsero Michele I ad abdicare il 31 dicembre dello stesso anno. Gli fu permesso di espatriare, si recò dapprima in Inghilterra, dove aveva conosciuto la principessa Anna di Borbone-Parma, che poi sposerà. Si ritirò quindi in esilio in Svizzera, a Losanna, dove lavorò per un'industria locale in condizioni finanziarie precarie, insieme alla moglie e alle 5 figlie. La fine del comunismo non riaprì per lui le porte del paese. Troppi timori che venisse restaurata la monarchia. Subito dopo la caduta di Ceausescu, cercò 2 volte di rientrare in patria, ma fu riaccompagnato alla frontiera. Infine raggiunse un accordo con il governo democratico sopravvenuto e rientrò definitivamente in Romania, accolto da più di 1 milione di persone. Quando gli fu permesso di vivere in Romania non abbandonò mai la residenza in Svizzera. Nel 2012 venne votato come la personalità più amata dell'eredità monarchica. La figlia più anziana, Margaret, ha dichiarato: «I rumeni guardano la corona con rispetto, ammirazione e speranza».